Buon martedì da questo mio bel piattone. Ci sono un po' di avanzi di ieri di zucchine, proprio un cucchiaio che me lo sono messo. Insalata, pane e petto di tacchino fatto al limone. Io lo adoro. Buon pranzo. Allora, ho mangiato, non fate caso dietro di me, c'è il letto che è da rifare, ma oggi è stata una giornata un po' così. Va bene, poi magari se avrò modo vi dirò. Comunque, volevo continuare il declutter delle scarpe. Allora, oggi vi mostro questi stivaletti qui che ho comprato da poco, mi piacciono tanto, sono comodi. Sicuramente tra poco non si utilizzeranno più, comunque questi ovviamente li tengo. Per quanto riguarda delle scarpe da ginnastica che io adoravo, parlo al passato perché ultimamente non è un paio che ho indossato, sono queste Nike qui che avevo preso all'outlet. Sono chiaramente sporche da lavare, non ci piove questo. Poi qui Claudio gli servivano i lacci, me le ha levate e non me le ha più messe, infatti non si sa perché ha fatto questa cosa, ma ok. E ecco fatto. A parte questo, niente, comunque mi piacciono, le tengo sperando di avere un laccio da mettergli. Sempre in tema scarpe da ginnastica, ci sono queste che mi sono arrivate ultimamente da New Chic. Sono le scarpe da ginnastica più comode che io abbia mai avuto. Sembrano praticamente delle pantofole ai piedi, sono davvero comodissime, leggerissime e veramente mi piacciono tantissimo. Rosa, fatte davvero molto bene, queste chiaramente le tengo. Un paio di ciabatte che mi aveva mandato Lidl, che sono praticamente, tra l'altro, adesso disponibili nei vari Lidl. Le ho viste proprio ieri mentre facevo la spesa, che sono simili alle Birkenstock, Bobbie, qualcosa. Sono queste. Non mi piacciono, raga, però sono comodissime. Esteticamente non rispecchiano assolutamente i miei gusti, sono naturali e tutto quello che vi pare, però non rispecchiano i miei gusti, però sono davvero fatte bene perché hanno la forma del piede, insomma, che ti aiuta tantissimo. Queste le ho avute l'anno scorso, le utilizzerò sicuramente anche quest'anno e poi le cestinerò perché comunque, se vedete, già sono abbastanza rovinate. Un paio di stivali che è davvero zozzissima da pulire, era finito dall'altra parte del mondo, sono questi che avevo preso a Londra pagati 5 sterline da Primark, davvero pochissimo. Questi sono il secondo anno che li utilizzo tantissimo, non si sono assolutamente rovinate. La particolarità è appunto questa zip argentata con un anello sopra e la chiusura è laterale. Scusate, sono veramente piene di peli perché stavano appunto in fondo, in fondo, in fondo, in un angolo dell'armadio. Stivale che mi piaceva tantissimo e che ho indossato ma non tantissimo è questo, che ha un bellissimo colore tipo melanzana, ha delle nappine qui con un fiocchetto, e questo è davvero molto bello perché è tipo un vinaccio a borgogna, sempre impolveratissimo. Io non sono come quelle persone che mostrano tutto super pulito, cosa che dovrei fare forse. Comunque, se vedete, anche il tacco è praticamente quasi nuovo. Questo a dimostrazione che veramente l'ho messo pochissime volte. Questi li vado a dare via. Sicuramente non li metto in vendita perché questo è un modello che piace tantissimo a mia sorella. Quindi, se gli entra e gli sta bene, glielo do molto, molto molto volentieri. Lei già gli hanno dato un paio di questi, ci si trova benissimo perché è un tacco che sembra altissimo, cioè in realtà lo è, però vi giuro che al piede sta davvero molto bene, è comodo e nonostante il tacco sia alto non crea nessun tipo di problema. Sandali estivi che ho sono un paio rosa. Questi qui sono molto belli perché sono tipo in simil velluto. Unica cosa è che anche questi, essendo alti dietro, mi danno quel problema che mi segano un pochino dietro e mi fanno uscire tipo il sangue, quindi questi sono un attimo indecisa, magari li proverò quest'estate dopo aver partorito, chiaramente se no mi è impossibile che sbarello, e se non riesco a portarli li appunto darò via. Calcolate, anche questi sono nuovi, li avrò indossati se no una volta perché mi avevano fatto talmente male che poi li ho accantonati. Peccato perché il colore mi piace davvero tantissimo. Per quanto riguarda le scarpe da ginnastica, ci sono queste Puma che io le adoro, le ho prese da Zalando, le ho pagate 80 euro anziché 120-130. Mi piacciono davvero tantissimo. Sono un po' grandi, nel senso tipo un po' come definisco io Monster Truck, però veramente io, avendo il piede piccolino, mi piacciono tantissimo. Hanno il logo Puma, insomma, sono esteticamente fatte davvero bene. Sono tra le mie scarpe da ginnastica preferite. Ultimo
paio, credo. Poi se ne troverò altri vi farò vedere nelle prossime, nei prossimi vlog magari. Sono questo paio di sandali bellissimi che hanno praticamente il tacco tutto serpentato, anche la parte davanti, ed è un colore nude che con l'abbronzatura l'estate sta davvero bene. L'unica pecca di questi è che, se non erro, mi si era rotto il cinturino. No, non è vero, ci sta. Quindi ok, e questi sono abbastanza comodi, li ho utilizzati abbastanza, sono un po' sporchetti sotto, però mi sono piaciuti al piede, stanno davvero molto bene. Non sono tra i più comodi che ho, ma non sono neanche scomodissimi. Se vedete il tacco, magari vi potete impressionare, in realtà non mi danno fastidio. Ebbene, questo è tutto quello che io ho. Devo dire, oggi non ho praticamente dato via nulla, tranne appunto gli stivali viola, e ora decido appunto quali stivali mettere via e quali tenere, così poi quando arriva Claudio, ah no, c'ho altre due paia di scarpe, che stavo dicendo, quando arriva Claudio comunque insomma compriamo delle scatole e le mettiamo sotto al letto, così insomma facciamo tutto insieme. E sono quelle scarpe che io ancora sto custodendo dentro appunto alle scatole. Sono questi sandali assolutamente estivi, comprati da poco su Amazon, sia neri che bianchi, che non vedo l'ora di indossare per quando partorirò. Dovrò portare il passeggino, culletta, insomma, e quindi ho preso questi che mi piacciono. Sono dei sandali con la zeppa, tipo simil paglia, che mi piacciono tantissimo. Col cappello di paglia secondo me saranno davvero molto bene anche per una passeggiata sul lungomare. Io sto sognando alla grande che quest'estate ci libereranno, tipo l'altra, perché per me è proprio tipo liberate i cani, sguinzagliate gli animali, è tipo più o meno così, perché sto vivendo questa chiusura davvero molto male. E basta, perché mi stanno a chiamare. Allora, non potete capire la gioia. Infatti non so se si vede, ma sto tipo piangendo, perché praticamente è arrivata una buonissima notizia per papà. Non ha quella cosa che si sospettava che avesse, che praticamente ha tutta la popolazione mondiale. Non so se posso dire la parola specifica, comunque vabbè, avete capito. E se l'avesse appunto avuto sarebbe stato davvero molto grave, con tutte le patologie che aveva. Le probabilità della sua sopravvivenza sarebbero state tipo poche. Invece grazie al cielo, grazie a tutte le vostre preghiere su Instagram, le mie, la mia famiglia, tutti, ce l'ha fatta, non ce l'ha. E siamo tutti più sollevati, dovrà comunque rimanere in ospedale. Però sinceramente è un sollievo veramente per tutti. Io sono molto 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 felice, perché sono contenta. Io questa mattina ho fatto il tampone per andarlo a vedere, perché ovviamente in questo ospedale ti danno la possibilità di andarlo a vedere una persona per tutta la famiglia, e però devi essere ovviamente con il tampone fatto. E se appunto gli danno una stanza entro questa sera, riuscirò ad andarlo a trovare, e io sono molto contenta, perché ci sono ospedali che invece non ti chiamano, ti lasciano proprio così, allo sbaraglio, senza novità, senza nulla. Invece qui c'è proprio la possibilità addirittura di andarlo a vedere, quindi insomma sono contenta. E però ecco, diciamo che in caso non è oggi, glielo assegnano domani mattina. Mi hanno detto che appunto la validità è di 48 ore, quindi sono coperta anche per domani, ma domani credo sicuramente vorrà andare mia mamma, quindi vabbè, pazienza, e non importa. E quindi niente, sono davvero molto 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 contenta. Oggi è una giornata favolosa. Cioè, lo so che ci sono tante cose belle nella mia vita, ma in questo momento la salute di mio padre è tipo la cosa principale per la quale io veramente non dormo, sto male e mi viene da mangiare le schifezze. Quindi se tutto si risolve, non mi importa se tra un mese, due mesi, però se si risolve siamo tutti più contenti, ecco, diciamo. Oggi ho avuto tra l'altro anche la brutta notizia che le fogne qui si sono rotte, quindi dovranno venire a fare sopralluoghi e si dovranno vedere dal mio giardino. Per fortuna poi Claudio sarà in ferie, quindi ci sarà lui a casa a occuparsene, a controllare. Però cioè, sinceramente, delle fogne, spendere altri soldi, in questo momento non era quello che prevedevo, perché volevo spendere tutto per fagiolina, ma chi se ne frega, non mi frega niente. E quindi che ben vengano anche sti lavori delle fogne, è proprio l'ultimo dei miei pensieri, l'ultimo delle mie
preoccupazioni, ve lo dico perché se magari vedrete cani sempre dentro casa o che ne so, si sentiranno dei rumori in sottofondo, sarà perché magari hanno iniziato i lavori, ma devono, da quello che ho capito, arrivare delle ditte, fare dei sopralluoghi e i vari preventivi, e poi il condominio approverà appunto la ditta, diciamo, secondo loro più efficiente e sicuramente anche quella più parsimoniosa. E appunto accedendo dal mio giardino sicuramente ci sarà un casino fuori e... però chi se ne importa, cioè sinceramente raga, fossero questi i problemi della vita, della mia vita, sarebbe la vita ideale, ecco, diciamo così. Adesso niente, vado, spero che entro un'oretta più o meno lo trasferiscano, così posso andare anche oggi. Se non lo trasferiscono sarà per domani. Allora, col sottofondo di uccellini, in pigiama e con i capelli che ho messo l'olio perché domani è il giorno del lavaggio, tra un po' me li lego, ma mi piaceva tenerli un po' sciolti per farveli vedere. Comunque mi è arrivato un pacchettino, non sono riuscita ad andare da mio papà perché gli assegneranno la stanza domani mattina, quindi vabbè, domani in caso accompagnerò mia mamma. Volevo farvi vedere un pacchettino che mi è arrivato, un altro lo sono andata a ritirare, ma voglio mostrarvelo in un altro video haul, sì, in un altro video haul, in un altro vlog, perché in realtà devo mostrarvi quello più un altro che ho qui, più un altro, quindi... per non allungare troppo questo vlog e poi per dare la giusta importanza anche a realtà come questa, che è appunto Alina. Alina è una ragazza che mi ha contattato su Instagram che fa acchiappasogni e bigiotteria artigianale. Il tutto lo fa con fili di lana, con legno e con cotone. Ha delle mani d'oro e non per forza per sostenere dovete acquistare da lei, ma semplicemente magari un segui su Instagram, un like ogni tanto alle foto può far sì che magari questa realtà possa, ecco, crescere, tanto non costa nulla. E io vi scrivo l'Instagram qui sopra. Lei mi ha mandato questi orecchini qui meravigliosi, che sono appunto degli orecchini, scusate, vi ho mostrato il dietro, che sono degli orecchini fatti con a rombo nude, bellissimi secondo me per l'estate, fatti con delle legnetti, dei legnetti e con dei fili di cotone tirati, sono davvero meravigliosi. Questi indossati secondo me stanno davvero benissimo e poi sono dei colori nude che vanno bene con tutto. E gli altri orecchini che mi ha inviato sono questi, che sono fatti praticamente con sempre i fili tirati con i bastoncini dentro a forma di stellina con delle nappine sotto. Sono davvero bellissimi e ben fatti. Poi il rosso sapete che io lo adoro e queste appunto sono le due paglie che io ho ricevuto e quindi la ringrazio veramente di cuore, è stata gentilissima e adesso farò anche le stories su Instagram perché insomma se le merita. Adesso sono scusatemi, le 7:40, quindi finisco di pulire i fornelli, non so se lì lo vedete, io me l'aceto, poi mi sto andando a struccare così mi strucco e poi posso fare una maschera e nel frattempo ho messo su, non so se si vede, oh yes, le zucchine con poca poca melanzana che mi era avanzata. Devo dire la verità, devo andare al mercato perché ho finito tutte le verdure. Adesso i capelli li tengo così in modo che l'olio un pochino si asciughi, poi durante la notte insomma li sciolgo perché non si deve andare mai a dormire con i capelli legati. Adesso vado in bagno, mi strucco, poi finisco di pulire i fornelli. Ho già fatto una lavatrice, ne ho piegata un'altra, non ho rimessa a fare un'altra, perché così se viene Claudio voglio avere meno cose possibili scomode tra virgolette da fare, anche se in realtà stando 10 giorni è un po' stupida come cosa, visto che appunto ci sarà anche lui, è impossibile non fare lavatrice in 10 giorni, potrebbe essere il nuovo record e basta. Vi ho detto tutto, ho sentito papà e sta meglio. Un mio difetto, raga, lascio sempre i pensili aperti, infatti Claudio mi strilla. Sempre mi strilla, poi vabbè, nel senso avete capito. E invece il difetto di Claudio è che non mette mai a posto i panni, così stiamo uno pari, palla al centro. Allora, cena pronta, scamorza, niente di che, zucchine con le melanzane e il pane. Super easy, super semplice, ci mettono più le verdure che il resto. Buona cena. Ok,
Eccomi qui, ho cenato, editato e basta, non ho fatto altro. In realtà sto anche sentendo abbastanza freddo, non so perché, visto che oggi si moriva dal caldo. Ho applicato la maschera che è sempre questa, della L'Oreal all'argilla pura, che praticamente sta quasi per finire, quindi vedete c'è il buco, quindi voglio assolutamente smaltirla. Vabbè, questa si lascia in posa 10 minuti, poi si risciacqua, ma già la conoscete se mi seguite, insomma non è nulla di nuovo. Guardate lì il casino dei busti e bustone, perché col decluttering scarpe domani le porto tutte e basta, vado a dormire, concludo qui il vlog e domani sarà una nuova giornata, un nuovo vlog. Ciao. Ragazze, finalmente oggi ci rivediamo. Allora, sono andata al lavoro come tutte le mattine, poi sono andata a fare delle commissioni, poi al Totis e finalmente sono arrivata a casa. Tra l'altro, scusatemi, sto qui in giardino perché mi godo gli ultimi giorni, perché da domani in teoria iniziano i lavori, quindi forse non avrò più un giardino sfruttabile, non so per quanto tempo, perché io non ci ho capito niente di quello che devono fare. E quindi ok. E vi volevo mostrare un pacco che mi è arrivato, con tutte cose che ho scelto io di casa, ed è veramente fighissimo. E il sito è Lightning in the Box. Mi hanno dato il 15% di sconto, che vi lascio tutto in sovraimpressione. Non è un link affiliato, non ci prendo percentuale, niente di niente. Semplicemente mi hanno chiesto di scegliere dei prodotti, di mostrarveli e di parlarvi di questo sito, quanto ci ha messo, circa 6 giorni lavorativi col corriere, ed ho firmato. Comunque, tra l'altro, oggi è anche zona arancione, in realtà anche da ieri, però vabbè. Va bene, inizio a farvi vedere quello che ho preso, perché sono tutte cose che ho scelto io. E sono tutte cose fighe. Devo dire la verità, non è stato tipo quando ordini tipo Wish, realtà versus online. No, sono tutte fighe. Allora, la prima cosa che ho preso è un barattolino di questi qua, che ha le intacche per, vedete, le cose liquide volendo. Ma io in realtà l'ho preso proprio da utilizzare come barattolino. La cosa particolare è che ha il tappino super super fatto bene, rosa, di un rosa tipo cipriato antico, molto carino. Sempre come vasetto ne ho preso un altro, di questo colore, che è un celeste tipo chiaro tendente al grigio pietra, con il tappino beigiolino. Per farvi capire, di questo c'erano varie dimensioni, più piccolo, più grande, questo è il medio, se non erro, e diversi colori. C'è il verde che va tantissimo adesso, tipo sul Tiffany, quel verde molto particolare, oppure rosa. Io ho preso questo perché mi serviva questa dimensione ed era, mi sembra, l'unico che c'era, ma comunque è stupendo. Tra l'altro si sigilla bene, è abbastanza capiente, io l'ho pensato per la pasta o per il caffè. Insomma, di barattoli non se ne ha mai abbastanza, siccome ce li ho tutti datati, un po' bruttini, ho voluto fare questi, prendere questi due per fare un po' un change. Poi ho preso una federa per i cuscini, questa dovrebbe essere 50x50. La cosa carina è che praticamente passa da un rosa antico, rosa cipriato, fino al bianco. È tipo degradé nude, molto bella. Tra l'altro è fatta davvero molto bene, di un materiale comunque leggero, perfetto secondo me per la primavera estate, e chiaramente ha la zip per andare poi a mettere il cuscino all'interno. E devo dire la verità, neanche puzza il tessuto, cosa che ogni tanto su questi siti può accadere, no? Poi ho preso questo. Questo secondo me è una chicca assurda per il lavandino, perché va ad impreziosire totalmente il lavandino.
Vedete, è lo scola lavandino. Anche questo c'era in vari colori. La cosa bella è che è comunque grigio argento, quindi va benissimo su ogni lavandino, però ha la particolarità di avere appunto il rosa esterno. C'erano chiaramente altri colori, io patita del rosa ho preso il rosa. Comunque ve lo dico, vi stupirete perché ci sono cose veramente fighe, a partire da anche questa, che è praticamente un porta, io l'ho pensata per un porta spezie, vabbè anche qui in realtà lo fa vedere come porta spezie, perché così stanno davvero tutte più in ordine. Praticamente sono tutti singoli vasettini messi qui dentro, che tra l'altro questo volendo lo potete anche, cioè li potete anche dividere, utilizzate magari solo questi per la cucina, questo ad esempio per il bagno, per la postazione, o lasciare tutto come viene venduto, dipende da voi insomma, se li usate tutti è una scelta vostra. Comunque ve li faccio vedere, cioè ve lo faccio vedere uno singolarmente, perché è fatto davvero molto bene, plastica proprio rigida, dura, non di quelle plasticacce insomma un po' così, ed ha tutti tipo mattoncini, è molto molto carino. Ma poi avendo due fori, cioè sia un'apertura grande sia un'apertura piccola, vedete si tira, questi sono i fori piccoli, e spingendolo dall'altro lato avrete il foro grande. Molto molto carina secondo me questa cosa. Vabbè, ovviamente si stappano per poterli ricaricare, e li ho trovati davvero utili perché il mio portaspezie chiede pietà. Siccome voglio rimettere a posto tutta la cucina, ho preso un po' di roba per la cucina, e questi li trovo davvero molto carini, anche perché sono 6 pezzi, cioè alla fine insomma prendo un po' tutte le spezie. Poi altra cosa, questa è veramente figa, solo che non so come farvela vedere, la dovrei mettere sul tavolo. È una tovaglia, anche questa fatta davvero molto bene, solo che non so se rende, magari vi metto una foto. Vedete, di colori tutti comunque naturali, molto bella, e magari vi metto una foto o ve la farò vedere appunto stesa, perché è molto meglio secondo me. Altra cosa davvero molto interessante sono i... questi qui per fare i ravioli cinesi, ma anche i ravioli normali volendo. Guardate, eccolo qua. Ho sempre desiderato averlo, anche perché ti fa venire il raviolo in maniera perfetta, e quindi sono contenta. Anche in questo caso è fatto davvero benissimo, il materiale è super 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 fatto bene, e quindi se volete insomma approfittatene. Una cosa meravigliosa è questo qui, è il set da cucina. Anche in questo caso ci sono vari formati, vari prezzi, dai più economici ai più costosi. Questo dovrebbe stare intorno alle 20 euro, che è un prezzo che anche su Amazon non si trova, e sono praticamente tutti, vedete, i mestoli in questo modo rosa con la base di legno. Vedete, c'è questo per l'insalata ad esempio, lo utilizzo per la pasta, insomma dipende. Ci sta il leccapentola, così almeno io lo chiamo, poi non lo so se è giusto. Vabbè, ce ne stanno praticamente, dovrebbero essere 12 pezzi. Guardate, anche questo io lo utilizzo per l'insalata, vedete? Per le ciotole c'è la frusta, insomma ci stanno veramente di tutto. E in più ha la base, quindi se voi volete metterli nei cassetti, oppure anche così per decorare vicino alla cucina, è molto 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 carino. E sono fatti benissimo, è un silicone fatto davvero molto bene, incollati bene, e sembrano proprio quelli che io ho comprato da Lidl singoli, però almeno qui c'è tutto il set. E comunque sì, sono 12 pezzi. Altra cosa sempre figherrima, cioè non c'è una cosa brutta in questa box, è la lunch box. Questa è praticamente una box studiata per farvi, cioè da portare magari al lavoro. Sempre nella speranza del trasferimento di Claudio, la trovo fantastica perché ha sezioni, quindi potete dividere, che ne so, primo, secondo e sotto la frutta, insomma, oppure anche semplicemente se vi portate le posate. Questo qui è perfetto perché appunto ci tenete le posate, che tra l'altro vi vengono date in dotazione due di legno, una forchetta e un cucchiaio, oppure per i dessert, insomma è davvero molto 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 carina e graziosa. E appunto tra l'altro è molto fatta bene, nel senso che comunque ogni cosa è sigillata, volendo potete portare anche solo questa, insomma dipende un po' da voi, ecco, dalle vostre abitudini eccetera eccetera. Comunque occupa pochissimo spazio ed è davvero super super completa. Poi altra cosa che mi hanno mandato, che ho scelto io e che è una figata immensa, è praticamente un viene definito Intelligent, ed è praticamente una macchina, una
come si può dire, vabbè, il tritatutto, ecco, diciamolo in parole povere, non consone, un tritatutto però senza spina. Questo praticamente si carica, dopodiché si utilizza senza per forza aver bisogno di essere attaccato alla presa. Quindi anche se viaggiate, vedete, ecco, tipo adesso, no? Ma non ci sta questo sotto, no? Però appunto voi lo caricate come se fosse un cellulare. Gli date la carica e questo dura un tot di ore, che chiaramente ci sta scritto ma non l'ho letto, vedete? E trita. Quindi è molto comodo sia se si fanno picnic, sia appunto per andare in camper, sia in generale se magari tipo devi tritare una cosa sul tavolo ma non ci arriva, quindi non devi avere la rogna dello spinotto. Insomma, è davvero molto utile anche magari più là con la bambina, magari per tritargli un fruttino, non lo so. Poi ho preso un asciugamano che è tipo verde quadrato, quadrettato, scusatemi, da questo lato, e verde classico dall'altro. Questo in realtà l'avevo preso, diciamo, più da bidet per Claudio. E poi ho preso questi, che sono appunto dei fogli che vanno a sigillare le cose. Vedete infatti che sono incollati qua. Praticamente questi sono dei fogli per andare a sigillare, che ne so, vi avanza l'insalata, utilizzate questi qua per sigillare ermeticamente. E nell'interno del pacchetto ce ne sono tre: uno verde, uno bianco e uno rosa. Eccolo qua l'altro. E ovviamente questi prendono tutte le forme che vi servono, anche se li vedete che hanno questa forma, chiaramente poi quando li andate a schiacciare eccetera eccetera prendono la giusta forma. Ultima cosa, ma non per importanza, perché anche questa è meravigliosa, lo stavo vedendo Kira che stava facendo, è un'altra foderina un po' più invernale perché ha un tessuto un po' più pesante, però è carinissima perché ha tutti questi pallini ed è di un rosa molto 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 bello, insomma molto femminile. E questo è appunto tutto quello che mi è arrivato da Lightning in the Box. Io vi giuro, non c'è una cosa che dico non mi piace, cioè veramente è un sito che è fornitissimo, a parte vende tutto tipo vestiti eccetera eccetera, ma per quanto riguarda il reparto casa secondo me è uno dei migliori. Poi fatemi sapere voi se vi è piaciuto, quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto eccetera eccetera. Altre cosine carinissime mi sono arrivate da casetta di Marzapane Bijou, che mi ha inviato una box davvero meravigliosa. Era tutto incartato in questa pellicola e ogni singolo accessorio era contenuto in queste casettine qui, che secondo me sono davvero carinissime, anche diciamo da tenere, da conservare quando si fa un pensierino. Insomma, sono molto 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 carine, ma anche quando vi arriva a voi la scatolina secondo me appunto siete davvero molto contente, perché a me è piaciuta tantissimo. Guardate questa rosa, davvero molto 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 bella, e l'altra anche era rosa. Comunque io questo sito è un sito che rivende gioielli e bijou a davvero tantissime collezioni di tutti i tipi, e io ho scelto una parure, nel senso che è completa, da collana, bracciale, orecchini, ma veramente tantissime cose. La cosa bella è che loro utilizzano tutti i materiali, insomma, anallergici, che non fanno male appunto alla pelle, e soprattutto materiali appunto che sono inossidabili. Allora, io ho scelto gli orecchini, che sono carinissimi, hanno una rosellina, un fiocco nero, e poi hanno questo specchio che finisce con una perla. Se vedete, sono davvero tutti 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 fatti bene nei minimi dettagli. E l'orecchino chiaramente è così, è abbastanza grande. Loro mi hanno fornito anche un codice sconto che se volete vi lascio in sovraimpressione, se volete acquistare non siete obbligati chiaramente. E poi appunto ho scelto la collana, anche la collana è molto bella perché ha sempre le pietre e le perle, vedete, e le stelline, non so se come farvele vedere, vedete anche questo pendente qui, molto carine. E poi finisce sempre con rosellina, fiocco e specchio con appunto la perla. Chiaramente, vabbè, adesso questa non è la maglietta adatta, però volevo farvi vedere la lunghezza una volta indossata, che poi ovviamente potete stringere o allargare a seconda del vostro gusto, però secondo me questa anche con un vestito tipo basic nero così sta davvero benissimo. E la cosa più bella secondo me è il bracciale, perché è fatto tutto di perle, vedete, poi ha sempre il fiocco, la rosa,
con lo specchietto. Dico più bella perché secondo me è quello più facilmente abbinabile e portabile un po' per tutti. Adesso vabbè, lo metto al volo così a caso, però il risultato è questo. La cosa bella di questo sito è che comunque ci sono tutte le modelle che indossano tutti gli accessori, quindi anche farvi un'idea è davvero meraviglioso perché è facile, semplice e intuitivo, e appunto mi piace davvero tantissimo. Hanno avuto una cura nei dettagli, perché poi ci sono anche i sacchettini, quindi se poi li volete ad esempio regalare o portare in viaggio li riponete nei vari sacchettini, così non si rompono. E in più c'erano anche le caramelle, tra l'altro anche loro sono stati davvero velocissimi nella spedizione. Tra l'altro queste sono al latte e miele e sono anche prodotto italiano, quindi io li ringrazio perché veramente sono un'ottima realtà italiana. Quindi se vi fa piacere sostenerla, andate a seguire la pagina Instagram e magari se vi va fate un ordine, se non vi frega niente tranquilli. L'importante era far conoscere un brand che secondo me non se ne sente parlare. Quando mi hanno contattato e sono stata davvero molto felice di accettare. Poi non sto andando a scuola, l'epoca della scuola per me è finita, ma Pixie nei suoi nuovi accessori ha mandato questo zainetto che tra l'altro è molto carino per baby birba, può essere portato sia così sia alle classiche spalline. Comunque a parte scherzi può essere comodo anche per i picnic perché si riempie. Poi tra l'altro ha una tasca qui sul davanti. Una volta che si apre, la cosa bellissima, vabbè ovviamente è allogato perché c'è scritto Pixie, è che ha una tasca trasparente, quindi anche per i liquidi o per appunto i viaggi ci si mettono magari le creme, cremine. E mi hanno mandato 3 prodotti della nuova linea alle rose. Qui tra l'altro ci può essere inserito anche il nome, quindi vedete, poi tipo se partite per gli prendete l'aereo eccetera eccetera, vabbè basta, smetto, giuro. Allora, praticamente loro hanno mandato tutti i prodotti per il corpo di questa nuova linea alle rose. Questo qui è il body cleanser. Allora, gli ingredienti principali sono appunto i fiori della rosa, olio di rosa che appunto va a idratare e ristrutturare, poi hanno la lavanda che va a calmare, gli estratti di frutti per esfoliare, il burro di cacao che va appunto a idratare. Comunque allora questo sarebbe lo step 1, che è appunto il body cleanser, quindi per andare a pulire il corpo. Poi abbiamo il body polish, questo qua, che questo appunto va a esfoliare il corpo. E chiaramente l'ultimo step è l'idratazione, e quindi c'è appunto il Rose Body Balm, che questo va appunto a idratare e calmare la zona. È una formula a lunga tenuta, quindi consente di avere un'idratazione profonda a lungo. Trovo fantastica questa nuova linea, visto che io ultimamente finalmente sto idealizzando l'idea di curarmi il corpo. Non so se l'ho detto in un italiano correggiuto, comunque sono tutti flaconi da 200 ml l'uno. L'odore di rosa diciamo che a me non fa impazzire, però ora vi dico perché quelli di Pixie infatti sono davvero molto delicati. Stavo per spremerlo in faccia, ma per fortuna il mio karma non è stato contro di me. Fino a una certa però. Poi vi mostro la spesa di oggi al volo. Questo pane qua al Todis che dovete provarlo. Questo è lo... no, non lo dice. Boh, vabbè. Comunque quello fatto così, che c'ha il reparto panetteria al Todis ed è molto molto buono. Anche a Claudio è piaciuto tanto e si conserva davvero molto bene. Arance e melanzane. Questa è tutta la mia spesa perché mi serviva solamente frutta e verdura. Stamattina non ho fatto in tempo ad andare al mercato e ho preso tutta la frutta e la verdura che ho trovato in offerta a poco più di un euro, perché altre cose tipo i peperoni stavano a 3,99 euro e al mercato li pago un euro. E poi se vi interessa, SDA ha detto che non c'ero, quindi si sono inventati che non c'ero, in realtà c'ero, e quindi boh, vabbè. Non c'è scritto neanche il numero del pacco, quindi io non so come fare. Ho messo tutto a lavare le lavastoviglie e a fare la lavatrice e le cose, insomma, di tessuto, ma non la faccio partire, la faccio partire domani mattina, ma già l'ho messa nell'oblò. Volevo farvi vedere la tovaglia, che chiaramente è da stirare. Comunque guardate quanto è bella. C'erano anche le foderine in abbinato che io non ho preso perché non rientravano nel budget e sto pensando se comprerò o no. Vabbè, adesso la vedete tutta un po' spiegazzata, ma è davvero bella.
E quindi niente, adesso questa la metto a lavare con le altre cose, volevo solo farvela vedere. Comunque, parlando di cose belle, oggi sono entrata ufficialmente nel sesto mese, che poi tra l'altro stavo vedendo che tra 2 settimane in realtà finisco il secondo trimestre, quindi poi vi farò il video di tutto quanto, il riassunto di come ho vissuto il secondo trimestre, che devo essere onesta è davvero volato, e sono davvero emozionata perché la pancia cresce, vabbè io non prendo peso e di questo sono contenta, non sto dimagrendo, ho perso in totale in questo periodo di dieta, dall'ultima pesata parlo, da dopo che è venuta la nutrizionista dove avevo perso appunto 3 kg, ho perso solamente 1 chilo in circa 2 mesi e mezzo, dai, non 3. Però sono ugualmente contenta perché questo è il periodo in cui io devo prendere in realtà più peso, infatti si stima più o meno 4,5-5,5, poi dipende, e non li ho presi, quindi già sono contenta e soddisfatta di questo. Praticamente io sono onesta e sincera con voi, lo sapete, una delle cose che più mi spaventava della gravidanza, oltre vabbè le cose più importanti tipo non essere all'altezza, avere paura del compagno che non sia per sempre, dover poi magari crescere un figlio da sola, che queste sono le cose più importanti, più spaventose tra virgolette, c'era anche la cosa stupida che io partivo già da un sovrappeso. In adolescenza sono stata obesa e diciamo, ecco, per me la paura di ritornare obesa era veramente dietro l'angolo, ma un'obesità abbastanza importante, cioè nel senso che io comunque partivo da quasi in gravidanza, prima della gravidanza, da quasi 80 kg e comunque se ne contate almeno 10-11 di gravidanza, a 90 sarei arrivata, che è appunto un grado per me di obesità, il primo livello, quindi ecco, in realtà adesso sono contenta perché non ho preso peso, di conseguenza anzi sono scesa e non ci sono arrivata. È una cosa stupida chiaramente, che non è che ti implica, perché i chili come vanno, cioè come vengono se ne vanno, in realtà in un certo senso la condivido questa cosa, perché per chi è sempre stata magra, insomma, rifare, accelerare e attivare il metabolismo è più facile, per chi invece è stato obeso il corpo se lo ricorda e quindi comunque tende più a trattenere piuttosto che a lasciare andare, ed è anche mentalmente più difficile per chi comunque si è sempre contenuto, magari poi si strafoga in soli 9 mesi, invece per chi magari ha vissuto una vita stando a letto e mangiando per solitudine, depressione, per vari motivi, insomma, ritornare magri a un peso normale o comunque sovrappeso. Quindi devo essere onesta, questa cosa l'ho vissuta davvero in serenità, cioè questa cosa di prendermi cura più di me stessa e implicitamente anche di Bimbo Bimba, e quindi sono davvero molto 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 contenta di come sta andando questo sesto mese. Ho iniziato appunto a sentire i primi movimenti, anzi i bei movimenti, e diciamo anche la pressione bassa finalmente sta andando via, e quindi niente, sono contenta. Tra poco devo prenotare la visita ginecologica e non vediamo l'ora, e spero di caricarvi questo cavolo di video del gender reveal, ma non è che mi sento Chiara Ferragni come mi è stato detto, ma semplicemente vorrei avere accanto tipo ad esempio mio padre che sta in ospedale, e o comunque anche se non ci saranno i miei genitori almeno in videochiamata, ma che comunque lui sta fuori dall'ospedale, può godersi un momento. Oppure appunto comunque in generale devo sapermi organizzare con queste zone, è un po' difficile fare il tutto. Io sinceramente la gravidanza arriva una volta sola magari nella vita, addirittura può non arrivare, quindi voglio godermela e vivermi le cose, festeggiare come mi pare, e visto che già siamo tutti limitati, io sto vivendo diciamo la gravidanza limitata rispetto a chi l'ha vissuta prima di questa pandemia, almeno le cose belle come un gender reveal, come l'emozione insomma di farvi vedere il sesso attraverso un video che poi per me sarà un ricordo per tutta la vita, voglio godermela appieno, e di conseguenza anche se magari arriverà dopo tanto non mi importa, perché so che però quando arriverà avrò fatto tutto quello che ho in mente di fare, senza appunto non lo so, avere il pensiero avrei voluto fare come lei piuttosto che avrei voluto fare come lui, come quella coppia, ma essere soddisfatta appunto di tutto quello che abbiamo realizzato io e Claudio. So che magari è una sciocchezza, però è un po' come si fa il baby shower, insomma, oppure
la festa del primo compleanno, cioè secondo me ogni cosa che si festeggia anche con poche persone ha tutto un significato diverso, no? Stare con i cari, con gli amici, prende tutto quel significato in più che magari non è la stessa cosa se ve lo svegliamo così, sì, guardate il maschio, sì, guardate femmina e niente, cioè le emozioni, le cose raccontate e vissute attraverso un video secondo me sono indelebili, uniche. Io ad esempio anche quando rivedo la proposta così non sono affatto pentita di aver messo quel video perché appunto è un ricordo che rimarrà per sempre. Di conseguenza la stessa cosa, un domani potrò dire: ehi, le zie virtuali e gli zii virtuali ti stavano aspettando, così come i tuoi genitori, e tutto questo video, tutta questa cosa è realizzata per te. Insomma, non lo so, magari sarà anche un pensiero sciocco e stupido, però lasciatemi gioire delle piccole cose che in questo momento ne ho bisogno e quindi voglio fare tutto a modo mio, tutto in maniera un po' più carina e sofisticata, perché me lo merito, perché il papà se lo merita, perché fagiolino, fagiolina se lo meritano e quindi niente. Tutto questo per dirvi che ci tengo a fare una cosa speciale, a dirvelo in una maniera speciale piuttosto che un banale video così, e non perché mi senta la Ferragni, ma semplicemente per me, ecco, questa è la verità. Basta, detto questo, adesso sono le 7, chiamo papà, poi chiamo Claudio perché non sto tanto in forma, è un po' stanco e quindi voglio sapere come sta e a che ora arriverà perché in teoria viene domani e basta. Poi cucino la cena. Allora, cenetta pronta, mi sono fatta le zucchine alla piastra e il petto di tacchino. Come sempre c'è il pane, nella piastra. E niente, buona cena!